Vediamo come si fa a creare un post quadrato per i social di questo tipo con un titolo a comparsa che poi torna a scomparire dietro un oggetto all'interno della nostra grafica. Cerchiamo di capire che cosa è successo all'interno di questo progetto. Vediamo che qui ci sono dei tracciati perché abbiamo uno sfondo che in questo momento è bloccato, lo sblocco, abbiamo uno sfondo che si muove. Vediamo i keyframe, abbiamo uno sfondo che si muove e poi abbiamo un logo che si muove. Abbiamo un logo che entra con un lieve bump e poi torna a uscire. E abbiamo una maschera e questa maschera è linkata allo sfondo in maniera tale che la maschera segue il movimento dello sfondo, altrimenti vedremo un distanziamento qui quando il logo va a scomparire. Adesso andiamo ad approfondire e apriamo una nuova composizione con questi parametri, quindi quadrata, e andiamo a rifarlo da capo. Per cui andiamo innanzitutto a ripescare la foto, che non mi ricordo più qual era, ma in realtà neanche ci interessa tanto. Forse era questa. Andrebbe bene una foto qualunque in ogni caso. Sì, era questa. Vado a rimpicciolirla un po' e la metto più o meno a misura come voglio che sia durante la maggior parte della mia animazione. Dopodiché vado a beccare il logo, che è questo. Lo metto più o meno a misura e lo metto più o meno dove voglio che stia. Ok, diciamo che questa potrebbe essere, la mia immagine finale. Una cosa del genere, ok. Adesso la prima cosa che devo fare è andare a creare una maschera intorno alla sposa. Quindi deseleziono tutto, premo G da tastiera o seleziono lo strumento penna. Quello che vado a fare, questa è la parte più noiosa ovviamente, vado a cercare di creare un tracciato. Non deve essere preciso, perfetto, però insomma anche farlo male diciamo che non avvantaggia, quindi cerco di farlo meglio che posso in realtà. Il discorso è che comunque alla fine non si vedrà se il tracciato è stato fatto alla perfezione oppure no, perché comunque è un'animazione rapida, quindi non si dovrebbe notare, però ovviamente meglio lo faccio e più credibile sarà il risultato finale. Qui andiamo a seguire bene tutto il contorno. E qui dovremmo essere fuori, quindi a questo punto mi porto fuori dal quadro e gli do un bel po' di agio fuori perché non ho ancora deciso come vado ad animare tutto, quindi ok. A questo punto io avevo volutamente spento il riempimento per vedere bene il tracciato che stavo facendo. A questo punto però lo devo riattivare, perché se non lo riattivo non posso procedere. Una volta che ho creato questa maschera, vado sul livello dei loghi e gli dico mascherino alfa. Ora sembra che non sia successo niente, però questo livello è stato disattivato. Adesso lo vado a nominare così lo ritroviamo e capiamo come stiamo andando a lavorare, eh? A questo punto, se noi andiamo ad agire sulla posizione del livello del logo, vediamo che il logo sparisce effettivamente dietro la sposa. Quindi, congratulazioni, ce l'abbiamo fatta. Adesso la cosa da fare è posizionarsi sui 2 secondi. In questo momento vogliamo che il logo sia già fuori, quindi attiviamo un keyframe in questa posizione. Torniamo indietro verso l'inizio della composizione e portiamo il logo fuori, in questa maniera. Lo porto un bel po' fuori perché di nuovo non so come andrò ad animarlo dopo. Quindi gli do un po' di agio fuori dalla sposa. A questo punto la nostra animazione è questa. Io però non mi accontento, nel senso che voglio che il logo vada un pelino oltre
e poi torni indietro in modo da avere questo simpatico rimbalzo. Una volta che ho fatto questa cosa, io posso selezionare questi keyframe, faccio copia, mi posiziono più avanti e faccio incolla. Con tasto destro posso andare su assistente fotogramma chiave e invertire l'ordine, così come era entrato, il logo torna a uscire. Mi posiziono alla fine con l'ultimo keyframe e un'altra cosa che potrei fare è prendere questi due e portarli un pochino più avanti, perché il logo entra con una velocità, ma per farlo uscire possiamo farlo uscire più in fretta. Una volta che ho fatto questo, posso selezionare tutti i keyframe della posizione e premere F9. Così ho fatto un bel easy ease e l'animazione è ancora più fluida e gradevole per l'occhio. Potrei anche andare a selezionare i keyframe e andare a gestirli manualmente in questo modo. E poi torno alla mia visualizzazione. A questo punto però io voglio animare anche lo sfondo. E in particolare voglio far fare un bel movimento allo sfondo, un movimento, una sorta di carrellata. Ovviamente lo faccio animando la posizione. Quello che devo fare prima però è andare a prendere la frusta del livello maschera e collegarla al livello dello sfondo. In questo modo vedete che è andato a buon fine. In questo modo il movimento della maschera seguirà il movimento dello sfondo e non andrò a perdere quando il logo va a scomparire nuovamente dietro la sposa. Per cui diciamo che da una posizione iniziale che è questa, io voglio arrivare a questa. Arbitrario, l'ho fatto completamente a caso. Vediamo se è andato a buon fine. E direi che è perfetto. Ora, durante questo periodo di transizione si potrebbe dare un'ulteriore animazione al logo, farlo muovere lievemente da una parte e dall'altra, ingrandirlo, rimpicciolirlo, tutto quello che vogliamo, però questa è la base per creare un'animazione di questo tipo.